Molti ci hanno scritto e ci hanno detto che l'immagine della Madonna come luce dei cuori è molto bella, ed è vero, soprattutto in questo periodo. Dobbiamo chiedere questa luce a Maria. E pensiamo di chiedere questa luce soprattutto laddove c'è il buio, c'è la sofferenza, e non solo dove c'è la guerra. E non solo nella guerra dell'Ucraina e della guerra, delle guerre piuttosto in Etiopia che delle guerre che ci sono ancora in Asia. Ci sono tante guerre nel mondo, circa una settantina, ma ci sono tante sofferenze nel mondo, tante ingiustizie. Ci sono bambini che muoiono di fame, bambini che vengono violentati, bambini che vengono utilizzati per fare spaccio di droga, bambini che vengono appunto utilizzati per fare i soldati, i cosiddetti baby soldati. Non parliamo poi di tutti i bambini, ma anche gli adulti che muoiono nel Mediterraneo cercando di avere una vita migliore, una vita dove si possa vivere umanamente. Eppure Maria è luce dei cuori. Eppure in tutte queste tenebre c'è sempre quella luce, forse piccolina, quel lumicino che vince il buio totale e che ci indica la speranza. Leggevo di recente, ma ho anche parlato con alcuni amici, per esempio di sacerdoti, di suore, che nei bunker in Ucraina continuano a stare con la gente, continuano a celebrare l'Eucaristia, continua a fare l'adorazione eucaristica, mentre fuori semmai arrivano bombe e missili. So di religiosi e di religiose che non hanno voluto lasciare i loro conventi e hanno aperto questi conventi alla gente, a chi fugge dalla guerra. So di persone, di papà di famiglia, di mamme di famiglia che hanno accolto i bambini che hanno perso i genitori, so di persone che per aiutare gli altri rischiano la propria vita, so di persone, di genitori, di papà, di mamme che nonostante hanno poco cibo, dividono quel poco cibo con i loro figli e che semmai con i figli e di un'altra famiglia e con quella famiglia che non ha nulla. Vedete quante luci ci sono nell'oscurità e queste luci ci vengono dall'amore di Maria. Pensate per un attimo, a mentre arrivano bombe e missili, mentre si odono questi sibili di morte, dall'altro lato noi udiamo le parole di vita, di speranza, di aiuto e di amore di un'Ave Maria. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!